Io sono Martex, bentornati sul nuovissimo video di Fortnite. Quest'oggi mi trovo come al solito all'interno di questo bellissimo centro di controllo. E raga, è arrivato il momento di entrare in quella saletta posta in alto a destra. Esatto raga, come avete letto dal titolo, sto per andare a scegliere la mia maglia. Ben 10 dettagli da scegliere per poi confermare tutti in un... Aspetta però, cambia canzone DJ. Sì, anche un po' di Pirati dei Caraibi. Vai. Ok. Aspetta, se no rendiamo il tutto ancora un po' più, non so. Scontro finale tra Doggus e Cactus, che dite raga? Dicevamo, skin Maya, una scelta che mi sono portato finora. 1 giugno 2020 ragazzi, la season doveva terminare il 4 giugno, è stata estesa fino all'11 e quest'oggi, non ci credo, vado a scegliere assieme a voi questa bellissima skin, i dettagli di questa skin. Quindi, magazzino potenziamenti, entriamo ed eccola qui, predefinita. L'altro giorno nello shop giornaliero abbiamo visto il deltaplano di questa skin a 800 V-Bucks. Secondo me doveva essere regalata a tutta la community, però post patch 12.61 si sono resi conto che avevano sbagliato qualcosina ed infatti hanno regalato a tutti i nuovi stili del piccone e del backpack di Maya. Adesso, prima di partire, vorrei fare una piccola domandina a coloro che stanno guardando questo video. Belli miei, ma l'anno scorso, quindi in data 1 giugno 2019, che video uscito sul canale di Martex? Qua sotto tra i commenti dateci dentro. Io comunque non ci credo raga, non credo a ciò che sto per fare click su costruisci mai a modo tuo. Vediamo. Allora, questa era una versione tra virgolette base di ciò che volevo portare e finalizzare. Però dove mi potrei mettere per far vedere al meglio tutti i dettagli? Qui no, 0%, no, forse qui no. Al centro ragazzi, che dite? Primo dettaglio, passiamo all'acconciatura ragazzi. Eccola qui. Allora, abbiamo fatina, quindi quarto stile predefinito e quindi capelli lunghi. Abbiamo bob e codino. La coda mi è sempre piaciuta, solo che con il caschetto non si vede praticamente nulla. Potrei selezionare i capelli fucsia, perché no, ci stanno parecchio bene. Ho paura però, ho paura a cliccare su finalizza potenziamento perché ragazzi non lo so. In molti nei commenti del video d'aiuto per questa skin ragazzi mi hanno dato delle dritte, andando a completarla in monocolore oppure con diversi colori, che diciamo che è una cosa che non apprezzo parecchio. Principalmente la vorrei o tutta verde oppure tutta grigia. Ed il caschetto credo che sia la cosa più importante ragazzi, quel caschetto mi fa impazzire. Allora, maniche mi sa che le vado a mantenere così. Oh, molto bella raga, però forse senza tatuaggi, che dite? Vediamo così com'è. Aspettate, provo senza tatuaggi un attimino, così è molto più valorizzata ragazzi. Con tutti quei tatuaggi no, sembra che abbia addosso un'altra maglietta. Qua abbiamo l'orologio di pinnacoli, ok, così a caso. No, la voglio bella limpida, acqua e sapone. E la maglietta invece, non lo so, oddio. 16 magliette differenti, ma voi siete pazzi? Io non vedo nulla con questa corazza. Non si vede nulla. Non vedo nulla. Aspetta, posso cambiare questa corazza che non mi fa impazzire? Voglio qualcosa di più pesante. Eccola qui. Questa ci sta tantissimo, ma non con lo stile che sto selezionando. E quindi andiamo avanti. Questa qui ragazzi sembra essere proprio un giubbotto super zavorrato. Ci piace. Non finalizziamo ragazzi perché magari me ne pento. Il casco mi sa che qui rimango proprio fedele a questo. Vabbè, sti cappellini comunque spaccano Il tutto è troppo bello. Perché non mi fate scegliere più di una cosa? Avere almeno due scelte su questa skin. Due scelte ragazzi. Prima versione e seconda versione di Maya. Invece no, devo scegliere il tutto per questa stagione ragazzi e poi tenermela a vita nell'armadietto. Non va bene. Per i pantaloni vediamo se troviamo qualcosa di più carino. Come già detto ragazzi, qualcuno mi aveva detto di non seguire la linea del monocolore. Però allora, se io vado a selezionare un grigio e torno indietro, cioè oddio, ci potrebbe stare, però potrei cambiare la maglietta, perché la maglietta non va bene in questa colorazione. Io la vorrei più verdina, vediamo. Ok, la dodicesima ad esempio. Non lo so raga, non lo so, fatemi cambiare un'altra volta i pantaloni, vediamo. Però vediamo se torniamo un'altra volta sul verde, lo so raga, sono fissato col verde, questo qui. Quarto stile, ok. La sciarpa e la pittura facciale sono gli unici dettagli che ancora non abbiamo selezionato. Quindi pittura facciale, che per me può essere la qualunque praticamente, non mi interessa più di tanto.
Questa forse sì. Esatto, andiamo con il terzo stile della pittura facciale. E poi la cosa più importante forse per andare a completare la vostra maglia, la sciarpetta, ragazzi. E qui potete essere super creativi, perché ci potrebbe stare anche una cosa semplicissima come un rosso. Possiamo cambiare la nostra tonalità, spingerlo ancora di più, ragazzi. La saturazione è proprio a 100. Luminosità invece, vediamo, questa potrei lanciarla sul 50, dai, qualcosa del genere. Non lo so, ma questo foulard rosso mi è sempre piaciuto. Ho paura di cliccare lì su finalizza potenziamento. Allora, ecco, ecco come si potrebbe presentare la mia maglia. L'unica cosa che non mi convince sono le maniche, perché le vorrei lunghe anziché corte. Fatemi vedere, così. Sembra proprio un soldato SWAT. Non so a quale mi possa riferire, ma comunque sembra un soldato. Una soldatessa bellissima, tra l'altro. Secondo me non è malaccia, raga. È praticamente come l'abbiamo trovata ad inizio, perché mi ero salvato questa sorta di preset. Però gli stivali non erano così, no. Qui sul terzo abbiamo la parte interna verde e la parte esterna invece grigia. Sul quarto invece, ragazzi, esterno ed interno tutto uguale. Lo so, stiamo praticamente impazzendo. Così però è lei che fa impazzire me. Allora, acconciature. Questa qui forse è una cosa che va cambiata, perché nel momento in cui la andrò ad utilizzare, ragazzi, vedremo solamente la parte posteriore, purtroppo. Quindi ci tengo anche. Ok, i capelli così non mi piacciono assolutamente. Se portiamo il caschetto, vediamo. Qui sto impazzendo, raga. Sto impazzendo. No, credo proprio che il codino e quindi lo stile numero 3 sia l'acconciatura migliore per portare a termine quest'oggi questa missione. Guardate, scorrendo sulla barra della tonalità, che cosa accade. Tra l'altro, ragazzi, ho visto qualcosa qui. Il giallo mi sa che è il colore che andrò a selezionare. Guardate come un piccolo dettaglio, una piccolezza del genere vada a cambiare un'intera skin. Cioè, stiamo parlando di un piccolo foulard e cambia tutto, raga. Pazzesco. Stavamo dicendo, perché il giallo? Allora, ovviamente va aggiustato qui, perché è troppo troppo giallino. Questo potrebbe andare bene. Ragazzi, si ricollega all'emoji che abbiamo qui sul caschetto. È fantastica. Abbiamo questo bellissimo faccino che mi ricorda tantissimo lo spray del GG, raga. Chi non ricorda quello spray è vecchissimo. Potremmo confermarla così, vediamo. Raga, a me piace così. Io la vado a finalizzare. Non mi interessa nulla. Possiamo aggiungere forse qualche mini tatuaggio che spunta dalle maniche. Vediamo se possiamo fare qualcosina. Magari avere un braccio un po' più clean, perché ragazzi c'è questa mini stella che non si vede, e l'altro braccio, quello destro, tatuato. Ho fatto le mie scelte, raga. Vi giuro, non accedevo a questa sezione da quando feci l'ultimo video delle scelte su Maya. Il fatto è che praticamente ho rimesso tutto quasi a com'era prima. Non me ne vogliate di tutto ciò, ma credo che questa qui sia la miglior maglia che mi potesse uscire. O meglio, questi sono i miei gusti più che altro. Acconciatura, ragazzi, procediamo. Finalizzo il potenziamento. È la prima volta che faccio una cosa del genere. Non so neppure se emetterà un sound strano. Vediamo, testiamo il tutto. Ragazzi, primo stile. Che figata. Il tema SV è praticamente ovunque in questo pass battaglia. Questa scelta di potenziamento è irreversibile. Vuoi continuare? No, rifiuta. No, me ne pento. Sto scherzando, devo confermare perché sta finendo la stagione. Conferma, vai. Oddio, raga, no, 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 mi sento in colpa. 10% completato, mi mancano altre 9 scelte. Tatuaggio, tatuaggio, che ha detto? Finalizza, confermiamo. Ragazzi, i brividi. 20%. Allora, facciamo la sciarpetta, vai. Finalizziamo. Però è bella la traccia, eh. Ti rende proprio fiero di ciò che stai facendo. Non è vero, mi sento in colpa. Devo farlo, ragazzi. Devo portare a termine questa missione per tutti quanti voi. E non so perché non riesco più a parlare, ragazzi. Sono troppo emozionato. Abbiamo completato anche il casco. Questa è l'unica cosa di cui, raga, mi sento più sicuro, vi giuro. Allora, giubbotto. Non ho rimorsi, vero? Anche se questo qui è molto carino, raga. Fatemelo vedere. No, no, no. Finalizziamo. Finalizziamo, ragazzi. Giubbotto, casco, colore, pantaloni, pittura facciale, sciarpa sono stati selezionati. Anche l'acconciatura del tatuaggio. Mancano le maniche, gli stivali e il colore della maglietta. Raga, mi sto divertendo però. Devo fargli una scherzetta a Gabriel Polipo, raga. Gli andrò a confermare anche queste cose, oltre a tutte le scelte per Mida, Miascolo, Sky e tutti gli altri agenti, ragazzi. Ultima scelta, le maniche. E su questa credo di non aver problemi. Fatemela vedere così. Molto bella. Parecchio bella. Ultimo.
Stato operativo di Maya 100%. Ho appena completato tutta la skin, non credo ai miei occhi, raga. Non ci credo. 1 giugno 2020 andiamo a completare assieme la skin Maya. Fatemi andare un attimino nell'armadietto perché voglio vedere che cosa accade qui. Vediamo allora, dove sei? Dove sei? Maya. Eccoti qui, cara mia. Non è assolutamente male, però posso dire una piccola cosa, ragazzi. Non me ne vogliate. Nella sala dei potenziamenti sembrava un po' più carina. Comunque sia, raga, dovete perdonarmi perché vi ho fatto aspettare un sacco, davvero tantissimo, per questo video. E assolutamente non so neppure se ho fatto le scelte più sagge, le scelte più corrette per andare a completare il tutto. Qua sotto tra i commenti scrivetemi se vi piace. Se non vi piace, ragazzi, non mi offendo. E mi raccomando, cosa importantissima, un bel pollicione in su. Un bel pollicione in su per queste brutte scelte che ho fatto. Ma no, è bellissima, sei bellissima, sei caruccia, guarda come sei bella. Condividete il video con tutti i vostri amici e soprattutto, se ancora non lo avete fatto, ragazzi, pigiate questo bellissimo bottoncino rosso del tasto iscriviti. Noi adesso ci andiamo a godere lo shop giornaliero come al solito, ragazzi. Quello lì non può mancare mai, e quindi clicchiamo su negozio oggetti. Ragazzi, questo è lo shop di oggi. Succo spiratrice e professor succo. Succo spiratrice e professor succo. Abbiamo una cospiratrice succosa che tra l'altro è molto bella, parecchio bella, con un cuore disegnato sul petto ed un cuore come backpack, un backpack super mega galattico succoso. La descrizione dice I love slurp. Ok, è anche sgocciolante a quanto vedo. GG. Ma 1500 V-Bucks? Ah, competizione su cosa? Ok, ok, ok. Professor Succo, cosa dice lei questo? Ma che cosa è successo? Mi perdoni, non dovrei, ma le stanno andando a fuoco i capelli. Gli occhi, non so che cosa sia accaduto. Sembra che qui, sulla schiena e sul collo, le abbiano trapiantato qualcosina. E ha delle... che cosa? Come sono ste granate, raga? Le voglio anch'io queste granate slurp. Le lancio e curi i tuoi alleati. Fatemi vedere il backpack. Velocità su cosa? Ok, questo no. Sembra una sorta di mini centrifuga. Però oltre alla skin in generale, ragazzi, che non mi fa impazzire, preferisco la versione femminile, ho visto anche dei picconi. Eccolo qui, ascia gocciolante, 800 V-Bucks. Ragazzi, il suono secondo voi sarà slarposo oppure sarà super tagliente? Vediamo, vediamo. Metà e metà, dai. Ne abbiamo un'altra? No. Il set si va a concludere qui. Abbiamo Gaff. Che bello, raga. Che bello. Ma io avevo dimenticato questo backpack, raga. E l'animaletto di Sky. È fantastico, ragazzi. È una delle più belle skin che abbiano implementato in questa season. 1200 V-Bucks. Ascoltiamo. Fluff. Regale. È praticamente qualcosa di vuoto. Il sound è proprio quello. 800 V-Bucks. Sulla destra abbiamo ancora addirittura Tusi Slide. Terzo giorno, raga. Terzo giorno di questo balletto di Drake. Vado. No, 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 no. È bellissima. Ragazzi, è fantastica. Ma che bella skin. Ma che cosa abbiamo creato? Ok, che è tutta monocolore, ragazzi. Sembra una divisa super militare. Ma è fantastica, è troppo bella Maya oggi. Anzi, oserei dire assolutamente che è proprio scottante. Ma hanno boostato il sound di questi mod, raga. Scusate. Ok, Electro Swing. Showcase della mia Maya. La nostra Maya, ragazzi. Bello, troppo bello. Allora, novità. Impulso mimetico. Nuova wrap. Aspettate, ho già visto questa cosa, ho già visto questo stile. Dove? La copertura reattiva si anima quando spari con l'arma. Ok, diventa un po' più luminosa, niente di che, 500 V-Bucks. Però non mi fa impazzire. Dissidente, abbiamo tre stili per lui. Una skin da 1500 V-Bucks, senza casco, con casco e poi senza casco con il secondo stile praticamente. Ultima skin, sempre centro. 800 V-Bucks per questi due bellissimi stili. Raga, credo che sia la skin più worth di tutto lo shop di oggi. Assolutamente sì. Ragazzi, il video si va a concludere qui. Come sempre vi ricordo che se volete potete supportare tutti questi video mattutini, tutte le live che si creano sul canale, cliccando qui in basso a destra sulla voce supporta un creatore e digitando poi al centro della schermata il codice creatore, che in questo momento è appena scaduto, e quindi JKR Martex tutto attaccato. Cliccate su accetta e lo riaggiornate ogni 14 giorni. Ricordate che qui in alto a destra, quando ci sta scritto creatore supportato nessuno, significa che il codice è scaduto e quindi dovete ricliccare qui in
basso a destra e riaggiornare il tutto, ragazzi. È semplicissimo e velocissimo. Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che mi stanno supportando. E nient'altro, raga. Un bel like, condivisione con tutti i vostri amici. Iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo tra pochissimi in live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex. Ciao, brother.